Welcome, brother. E alla fine mi sono ricordato che avevamo ancora una missione in sospeso, quella della signora Stephanie di Thalberg. Infatti ho preso la tiara, dovrei averla qua, credo, eccolo qua, corona con moldavite, ecco. E adesso possiamo consegnare tutto alla signora, finalmente. Allora, anche se prima volevo mangiare qualcosina, se possibile. Aspetta, sei al piano di sopra. Vediamo. Oh, scusi. Qua, ok. Posso entrare qui? No, queste sono le camere del Lord. E sono private, infatti. Adesso che ci penso, magari è qui. What the hell? Posso entrare qui? Sì. Vediamo magari. Welcome, Henry. I'm Ecco. glad you're here. Non era di là, era su, ma a cagare. The Lord save you. What do you need? Ho portato tutto. I've brought the roan, my lady. That's wonderful. There weren't any problems with it, I hope. No, no. Nothing too serious. He's a little wild, but I was able to handle him in the end. Well, that won't do. Sophie can't have some wild horse at her wedding starting a stampede. Se li cantate si calmerà. But I've learned a trick. If you sing to him, he calms down. You sang to a horse? It's quite true, I'm afraid. I sang to a horse. Well, then you'll have to sing something to me, too. My lady, I don't know if I. So I know how to calm down that roan. Go ahead, sing. Two horses come roaming in the merry month of May to graze in the shade of the apple tree there. The first one is brown and the second is grey. Which shall I ride to, my maiden so fair? Oh, how beautiful! I'm not surprised the horse calmed down after hearing such a lovely voice. Insomma. Anyway, I'll think about what to do with the roan. But thank you, Henry. Poi, tiara. I brought you the crown from the master engraver. Henry, you are a gem. Look at that moldavite. Isn't it wonderful? Sophie will look like an angel. So, what's next? E tu quello che mi hai chiesto, cioè. I brought the wine. Wonderful, wonderful. No wedding is complete without good wine. Find somewhere here to put it down. I'll send for a servant to bring it later. I hope you had no problems acquiring it. No. No, no, nessun problema. Problems? Huh. I don't know the meaning of the word. As if I didn't know you. What can I do for you, my lady? Nothing. You've done enough. And now I'd like to reward you. That's not necessary, my lady. You taking the time to see me is reward enough. Come now, Henry. No need for such modesty. I appreciate everything you've done for me, as well as your company. And there's something I'd like to give you. This shirt was my father's. He was built very much like you. Broad shoulders, strong chest. It should fit you just right. But I can't accept this. It's too valuable. It's too valuable to be left to the mercy of moths. It doesn't fit my husband well, and I've no one else to give it to. What's more, if you were to leave us again, I'd like you to have something to remember me by, so you don't forget me. I could never forget you, my lady. Well then, won't you try it on at least? What? Right now? Why not? Don't worry, I won't look. I'll turn my back. And what if your husband comes in? He won't. Neither will anyone else. Mi sembra sicura. Va bene, dai, non offendiamola. All right then. Come vuole. I feel truly blessed to have you here. So long I yearned for young company.
I really feel God heard my prayers and sent you to me. I'm ready. My, you do look handsome. As fine as any gentleman. When I was a little girl, there were always lots of other children around and young men and women of the court. It was so merry. I always hoped it would be like that when I was grown up too. But it was not God's plan. You and Sir Divish had no children? No. No, alas, we were not blessed. Twice I was with child, but they did not live. And now I fear there's no hope for me. My lady. Attenzione, scatta qualcosa. Ah, così, ok. Va bene. Forgive me, my lady. I shouldn't have. I don't mind. Beh, spero che le due Teresa e lei non vengano a saperlo. Speriamo, va. Conoscenza, diciamo, di ciò. Ok, e quindi basta. Siedi, c'è qualcosa qui magari. Ok, dormi. Beh, questo sarà super confortevole. Sto letto. Va bene. Allora direi che... Cos'è? Abbiamo un effetto. Effetto pozione Cupido. Cioè, aspetta. Le persone ti osservano con sguardo ammirato. Carisma più 5. Vabbè. Ok. Ma per caso i nostri rapporti con questi qua di Talmi sono migliorati? Aspetta che vado a vedere, va. Allora, giocatore, reputazione. 20. Però abitanti solo con i soldati abbiamo un pessimo rapporto. E beh, insomma, ok. Allora, niente, adesso anche questa missione è completata. No, questa aspetterei un attimo. Questa la farei per i fatti miei, tanto è un altro campo di banditi, mi sembra inutile farvelo vedere. Queste non so se le farò mai, francamente, neanche da solo, magari un giorno che non ho niente da fare. Portare allo candiere carne di capriolo, sì, ok, cioè perché ora che appunto becco un capriolo ci metterò anni, va bene. No, questa la farò, ma non adesso. Anche questa, non so se riuscirò mai a completarla. Questa, non ho capito se devo aspettare o no. Comunque la mettiamo da parte. Anche questa, ovviamente devo trovare altri combattenti nelle altre città, quindi la mettiamo da parte. Qua stessa del capriolo, quindi niente. Ok, questo... Ah, questa ho provato per caso a farla, ma non ho capito come farla. Che devo trovare degli tre uccelli, tre usignoli in sto bosco. Non riesco a trovarli. Già no, trovarli li ho trovati, ma non riesco... Non so come catturarli. Quindi, prima di avviare altre missioni, io magari andrei un po' avanti con la trama principale, alla fine. Visto che è un bel po'. Ah, già, devo andare sul cavallo, un attimo. Allora esco... È un bel po' che non la faccio, ne faccio una e io proseguirei, visto che adesso siamo messi piuttosto bene comunque, come armi, come tutto, siamo un po' sporchi, ma vabbè, pazienza. Allora andiamo qua, aspetta, qua, ok, eccomi qua. Verso la nei pezzi della missione principale. Eccolo qua. Intanto ho dormito, ho recuperato le forze, insomma, visto che dovevo incontrarlo all'alba, sto qua. E vediamo, parliamo. Here I am.
I'm overjoyed. Have you got a horse? Certo. Yes. Really? What is it? A cart horse? Actually, it's... Never mind. I don't really care. Just try to keep up with me and don't fall off. Ah, nel caso non avevamo il cavallo, ce lo dava lui. Ok, guarda, è già qua. È già qui. E adesso ci montiamo. Ok. Ah, si porta dietro i cani. Eh beh, giustamente, sì. È vero che lo facevano. Anzi, lo fanno tuttora. La caccia alla volpe, non solo. Vediamo un po' dove ci porta questo. Frecce ce le abbiamo, non ho guardato, aspetta. 43, a voglia, più quelle di scorta. A voglia. Ok, quindi. Let's go. Hurry up, blacksmith. Sì, sì, ma io ti seguo. Cioè, se mi dici dove andare, arrivo prima io, cosa credi? Look here, blacksmith. About that business at the alehouse. Yes, sir. Anush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. Facevo il mio lavoro. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was a little upset. Ah, I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Panosh is on my back about it and I get punished, like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. Sembra, sia un attimo rabbonito, so. Bastardaggine gli è scesa. Vabbè. Vediamo. Sì, anch'io ho la gualdrappa, ma francamente non mi piace. Anche se protegge il cavallo. A meno che non devo andare in guerra. Let's talk of something else. Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could walk. If you're not a complete blockhead, you might learn something useful. And if you don't cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can. Mentre cacciavo uomini. Finora ho cacciato solo uomini, guarda. Possiamo anche aumentare il passo, voglio dire. Non c'è bel tempo, però, Incidente. Aperto incidente. Qui, forse. Oh, non so. I don't know if... That is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Scalets and, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want detail. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? It seems you're a bit of a rebel. No, not at all, sir. It's just that... Well... It's hard for me to talk about. I bet. I see. So I'll have to get you drunk first. Not sure even that would work. We'll have to find out, won't we? There's a nice little place just north of here. We'll camp there and you can tell me all about it. Insiste. If you wish, sir. And don't dilly-dally. Let's try and get there before the day's out.
Ah, fa lui. Dove dobbiamo andare? Donna. Ah, qui forse. Meno male avevo mangiato. Ah, ok. Scopri come se la passano i nostri amici, va bene. Possiamo scendere. Oh, ti sto seguendo, vai pure. Cosa fa? Si siede, forse? Siede. Ma non dovevamo cacciare? Scusa, non potevi prendertela tu? Pensa, eh. Cioè, boh. Ok. E il vino. Ok. Coming up, sir. Ma pensa a te. Questo è comunque sì, è antipatico. Conferma. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Ratte for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. How come Hanush looks after you anyway? For a start, he doesn't look after me. I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... the king is gone. Just so. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day? When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow. And sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep. Bleating all the time, even study is more interesting. Vabbè, figuriamoci se si abbassa alla plebe quello lì. What are we going to hunt? Humans. What? Humans? You should see your face! I got you there! We'll see what we can get. I'd like to bag a boar. What? And a few hairs too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Scalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. Se ho detto che non voglio parlare, non voglio parlare. I really don't want to talk about that. If I only wanted someone to fetch my game, a dog would do just as well. It's my escort's duty to entertain me, so talk. As you wish, my lord. It's not easy for me to talk about, sir. My parents were killed right in front of my eyes. Couldn't you do anything about it? I mean to say, didn't Radzig put up a defense? They caught us unprepared. There was no time for anything. I wanted to save my parents, but it was too late. All right, then.
I was only asking. Sorry, sir. I didn't mean... That's all right, Henry. Don't mind me. Sometimes I open my mouth before thinking too. Well, never mind. Anyway, it's too late to go anywhere today. But tomorrow we set off at first light. Got it? Yes, sir. Aspetta l'alba. Se l'aspetto da seduto posso sedermi. Ah, ecco. Allora. Ok, ho già trascorso tutto il giorno, la Madonna. 10 ore andranno bene. Ok, sta ancora dormendo. Mangio qualcosa, va. Scusa. Sir, wake up, sir. It's time to go. What? Are you mad? It's still dark. Ma non è vero. I thought we were going to get an early start, sir. Early means at first light. Light, you dolt. Do you want me to break my neck in the black of night? Go back to sleep, damn it. Ma pensa a te, ma c'è, è luce, vedi la luce? Dov'è? Ma guarda, devo aspettare ancora un'ora? Due ore per sicurezza, va? Comunque l'alba appunto è alle 5 di mattina, voglio dire, Ah, ecco. Adesso va bene? What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Oh, really? Such a renowned hunter needs help. You wouldn't dare mock your betters now, would you? Oh, heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Ok. Devo beccare qualche animale. Boh. Vediamo. Allora, prima di tutto mi tolgo un po' di roba che tanto non serve. Vediamo. Tipo anche questo, questo. Sì, anche questo. Così già. Rumore 11 è poco, quindi va bene. So che dove trovo le lepri? Boh, qua. Beh, non seguo lui, se no. Oddio, potrei anche seguire lui, Vedere dove va. Qual è il punto migliore? Però saranno qui in giro, dai. Presumo, Quella è una lepre? Sì. O è un sasso? No, è un coniglio. Vabbè, ci proviamo lo stesso. L'ho preso, l'ho centrato, incredibile. E no, è una lepre. 15. Perfetto. Che culo, mi sembrava un sasso, cioè. Eh sì, così non faccio rumore. Però vediamo. No, è solo la luce. Ok. Avevo visto un bagliore. Beh, ma vicino il più possibile, Okay. Così. Aspetta. Eccola. Vabbè, ma qua. Cioè.
stiamo andando alla grande. Per ora 2 su 2, eh? Cioè, incredibile. Vedo altre. Entro mezzogiorno, c'è un sacco di tempo. Aspetta. Avevo visto qualcosa oppure no? Trovo più di conigli e di lepre, sì. Ah, l'ho vista. Azione. No, maledizione. Quella è ferma. Aspetta, Ok, proviamo da così. Maledizione. Oh, però non ha fatto una piega. E dai. Ah, mi sono avvicinato troppo. Non l'ho presa. E vabbè. Però l'altezza era giusta, è solo più. E dai. Niente, la sfioro. Oh, finalmente. Ok, aspetta, prima che si allontani anche quella. Ciao, va. Mi ha ricevuto delle abilità. Arco. Cacciatore di teste. Hai il 5% di probabilità in più di abbattere i nemici quando colpisci la testa. Cacciatore solitario. Sei il 50% più silenzioso nelle foreste. Colpi consecutivi. I tuoi dardi sono il 5% più precisi. Dai, prendo questa. E basta, poi cosa abbiamo? No, il livello abbiamo. Abbiamo sbloccato un altro talento al livello. Oh, vediamo allora. Istruito. Il tuo livello di lettura è incrementato temporaneamente a più 3. Ma subisce una penalità a meno 1 e valore di forza e arte bellica. Giocoliere. Sin dalla giovanissima età ti sei rivelato eccezionalmente agile. I salti mortali con atterraggio sulla testa, tuttavia, hanno lasciato il segno. Ottieni un bonus più 1 all'agilità, ma un malus meno 1 al dialogo e carisma. Questo talento non può essere combinato con bruto. Ok. Favella divina. Prediligi sempre la diplomazia alla forza bruta. Attribuisce un bonus più 2 al dialogo, ma impone un malus meno 2 alla forza. Ok, comprensione. Se hai dimostrato fascino e carisma, questo si ripercuote sulle tue capacità fisiche. Attribuisci un bonus più 2 al carisma, ma malus meno 2 alla forza. Cappa e pugnale. Preferisci stare nell'ombra. Attribuisci un bonus più 2 alla furtività, ma un malus meno 1 alla forza e al dialogo. Ok, bruto. Che quasi quasi è quello che prendo. Hai sempre ferito la forza bruta alle maniere eleganti. Attribuisci un più 2 alla forza, che mi servirebbe anche per le armi. Ma impone un malus meno 1 al carisma e al dialogo. Siccome il carisma e il dialogo comunque abbiamo un valore elevato. Perché dialogo mi sembra che era 10. No, 8. 8 dialogo e carisma 7. È una bella scelta. Però io
Per le armi sceglierei bruto, perché dà più 2 alla forza. Così andrei a 11. Dopo sì. Che sblocco, diciamo, le armi più forti. Sì, dai. Bruto. Ok. L'altro talento lo teniamo per dopo. Ok. Sì, meno 1. Sì, 8 e 7. Vai, pazienza. Pazienza. Però più 2 alla forza. Che non è male. Non è male. Abbiamo altre cose qui per caso. Borseggio. Abbiamo un talento al borseggio. Mano lesta. La velocità di movimento del cursore inventario del vittima 7 doppia. Vabbè. Controllo della folla. Luce probabilità di essere scoperto quando hai molte persone intorno. Cameratismo. Borseggiare una vittima è meno impegnativo se i rispettivi livelli di carisma sono simili. Queste persone in genere sono vestite in modo simile a te, vabbè. Ma non mi interessa nessuno, anche perché io non borseggio molto, vabbè. Ok, no, ok. Va bene. Ok, dicevo, allora raccolgo questo, va. Ok. E vediamo, sono un pelo più precisi adesso i colpi, ma di pochissimo, eh. Questo è andato a segno, intanto. Cioè... Ok, no, ho preso tutto, sì. Ma sembrava pieno di lepri. Che ore sono? Ma qua c'è... la voglia, ora di mezzogiorno... Cioè, se vado avanti così, quante ne abbiamo? No, scusate. Di carne di lepre, cioè 49. Oh, la madonna. 18. Un sacco. Perché me la dà come rubata? Non mi pare di aver rubato carni di lepre. Boh, vabbè. Ah, qui sta l'ultimo. Aspetta. Meno male che almeno non corre proprio. Corre. Merda. Ok, presa. Sento dei rumori. Secondo me è coso. Scusa, 17. Acqua. Ma perché me la dà come rubata? Anche lì ce n'è un'altra, attenzione. Centrata. Ma non penso di andare avanti veramente fino a mezzogiorno, cioè... Qua raccoglierò chili e chili di carne, se no. Guarda là in fondo. Ciao, fischiato. È arrivato il nostro cavallo, vabbè. Ok. No, io ero raggiunto in caccia. E in vitalità. Vediamo. Giocatore, caccia. Corna zanne, cioè... Dovete ricavare corna dagli animali cacciati. Dovete destare zanne da alcuni animali. Ah. Ok. Io farei più che zanne e corna, magari con i cerbiatti. Ah. Ok. Boh, vabbè, proseguiamo. Non so, a cacciare. E speriamo di battere il nobiluomo. Lì. Che tanto. Si vanta di essere bravo.